Una serie scoperta davvero per caso di cui mi sono innamorato e di cui ho giocato il primo, ho giocato il secondo, come potevo non giocare il terzo. Cat Quest 3. Ragazzi, parliamone insieme. Salve a tutti ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming. Allora, gente, finalmente è il momento di parlarvi di questo Cat Quest 3. Gioco che ho finito abbastanza recentemente, uscito all'incirca un mesetto fa e che ho ora completato. Potete trovare tutta quanta la serie completa sul secondo canale YouTube, link in descrizione. La serie è già finita da un pezzo, anche perché il gioco tutto sommato non è molto lungo. Questo gioco qua, beh... Posso dire sinceramente che non c'è molto che non mi aspettassi già. Perché? Perché avendo giocato già i primi due, pensavo di trovarmi di fronte a una cosa che fosse un more of the same. E così è stato, da molti punti di vista, però non in tutti. Perché questo titolo ha delle cose in più. Quindi il primo impatto è stato senza dubbio di familiarità, però perché venivo dai primi due, ma per chi ci gioca la prima volta, ragazzi, questo gioco qua è una sorta di... RPG ridotto ai minimissimi termini, proprio con un approccio a, diciamo, action l'80-90%, con alcune cosine lato RPG che sono però tutte quante stilizzate, ridotte all'osso, per un gameplay estremamente figo pad alla mano, molto curato dal punto di vista delle animazioni, del combattimento, eccetera, eccetera, e che si svolge in maniera molto schematica e molto action all'interno di una mappa che tu percorri e in cui devi affrontare tutte quante le cose senza che si passi dalla mappa alla singola area. Tutto il gioco è una gigantesca mappa e tutti i nemici che trovi su questa mappa sono effettivamente dei nemici. È come se giocassi dall'alto guardando il mondo e ci sono tutti questi nemici. A proposito, non so se ve l'ho detto, sono tutti gatti. Sì. O perlomeno sono tutti gatti una parte. Poi ci sono i nemici, che in questo caso sono i topi, e non solo i topi. E poi c'è qualche cane, ma no, sparso quella, eccetera, eccetera. E quindi è tutto a tema gatti. Tanto che il modo di parlare all'interno di questo gioco, per esempio, invece di dire meraviglioso, dicono miauraviglioso. Già, è un tantinello cringe, questo assolutamente sì, però se vedete nel contesto di questo gioco qua, lo è molto meno di quanto potreste pensare. Il primo impatto, e parlo per chi non l'ha giocato mai questo tipo di giochi, è di una figaggine estrema dal punto di vista proprio della sensazione pad alla mano, ed è quello che voglio dirvi di questo gioco, che secondo me è la sua forza. È tutto incredibilmente semplice da capire, proprio perché è di fatto un action RPG, però ridotto proprio all'essenziale assoluto, in cui si gioca uccidendo dei nemici in mezzo alla mappa e guardando delle cose che accadono sempre sulla mappa. Solo in alcuni specifici punti si entra all'interno di stanze chiuse. In questo gioco in particolare c'è l'introduzione di alcuni dungeon che nei precedenti non c'erano, e l'introduzione anche di diversi tipi di armi e armature che rispetto ai giochi precedenti rendono le cose un po' più RPG, ma poi non così tanto. Ora, il combattimento, come potete ben vedere, è molto stilizzato, ma se nel primo e secondo gioco era tutto in isometrica o quasi, in questo terzo capitolo hanno fatto dei piccoli cambi. Alcuni livelli interni sono praticamente in 2D, no? Hanno dei passaggi improvvisi in cui diventa quasi un platform, e ho trovato estremamente gradevole questa cosa, e altri invece sono un po' più classici, ma comunque hanno un twist particolare in questo terzo capitolo. Ovviamente ci sono enigmi da risolvere, alcune cose segrete che dovrete trovare a volte completamente a caso, a volte risolvendo e ricordandovi di qualcos'altro che avete trovato in un altro punto della mappa, che non è così grande, però è sufficientemente grande da farvi esplorare abbastanza per carpire tutto quello che c'è nel gioco. E l'esperienza alla fine è molto istintiva, è molto da gioco action, ma ha quel qualcosa in più che ti fa dire no, non è soltanto un action. Se vogliamo, è una sorta di parodia, ok? Però una parodia molto gradevole. Una parodia molto gradevole, e non è una presa in giro, è davvero una sorta di, diciamo, esagerazione dal lato comico, in certi casi, e dal lato epico, in altri.
Tanto che questi gatti, a quanto pare, stanno salvando l'universo, no? Noi siamo i prescelti con un marchio particolare, che tutto questo viene svelato proprio nei primi minuti di gioco, non vi sto dicendo niente che sia uno spoiler. E poi da lì si va. E affronteremo un sacco di creature, dalle più semplici alle più assurde, specie alcune creature segrete, o meglio che sono, diciamo, tra il secondario e il segreto, che potreste non affrontare se andate belli dritti per la principale all'interno del gioco, ma se prendete un po' di tempo per fare i contenuti secondari, poi li scoprite, e devo dire che ve la raccomando queste esperienze, io vi suggerisco di fare tutto all'interno di questo gioco. Perché non è poi così tanta roba, è un gioco piccolino, infatti non costa tanto, dura poche ore, alla fin fine in 6 ore te lo sei fatto tutto quanto, quindi davvero non c'è molta roba, però è tutto confezionato molto molto bene. Il combat system è semplice, si va menando i nemici con le armi, alcune armi sono diverse, alcune sono più lente e fanno più danno, altre sono molto più veloci e ce ne sono molte di più rispetto ai giochi precedenti, e poi c'è l'arma a distanza perché praticamente puoi switchare due armi, e le armi a distanza possono essere da fuoco o delle armi magiche che lanciano appunto delle magie. Ci sono delle abilità speciali che puoi selezionare, degli incantesimi veri e propri che sono le abilità particolari che vengono triggerate ogni tanto, che usano il mana o insomma questa sorta di energia che devi accumulare combattendo, e alla fine il gameplay è più o meno così. La mappa è, se vogliamo, una delle caratteristiche principali, perché vuoi o non vuoi, voi vivete all'interno di questa mappa e costituisce tutto il vostro scenario. E si va per mare molto spesso attraverso questa meravigliosa barchetta, introdotta sempre in questo terzo capitolo, che è veramente un qualcosa di speciale, posso dire. Si comanda bene, cioè la sensazione pad alla mano anche della barchetta è ottima. Vi ci dovete un po' abituare perché c'è un po' il culo pesante, sta barchetta non gira proprio in maniera velocissima, però è molto gradevole. È tutto molto puccioso, ragazzi, però non eccessivamente, non è proprio una caricatura assoluta, ok? È un gioco che è tutto caricaturale, tutto ironico, tutto over the top, però è fatto con cura, seriamente. È una bella esperienza, questa qui. È da vivere anche per dei giocatori più, tra virgolette, seri. La storia ve l'ho un po' detta, non vi voglio dire altro perché sennò sarebbe spoiler, però sì, dovete salvare il mondo, in sostanza. Dovete affrontare tanti boss diversi, fino a giungere a quello finale, assoluto e totale, ma come vi ho detto ce ne sono anche di segreti e vi raccomando di farli perché sono delle belle esperienze. La musica è molto carina, l'audio è tutto curato, le animazioni, il comparto tecnico e artistico sono fantastiche secondo me, perché hanno trovato una formula assolutamente vincente che si sposa perfettamente con la sensazione pad alla mano e con il gameplay. È una piccola perla questo gioco, ragazzi, e io che li ho giocati tutti e tre, francamente ritengo questo titolo il migliore della serie, d'accordo? Difetti non me ne vengono in mente, ragazzi, solo che è un gioco che ovviamente ha i suoi limiti. Costa poco, dura poco, è un po' una caricatura, magari non è per tutti, e molti lo potrebbero però, e questo è importante, sottovalutare per via di questa cosa. Dopotutto anche il nome, no? Cat Quest. Vi fa venire in mente un gioco un po' preso in giro, o puccioso, o uno di quelli molto mediocri, che fanno leva sull'amore per le pucciosità di alcune persone. In realtà questo gioco è molto di più, ok? E quindi qual è il mio voto finale? Beh, onestamente, questo è un gioco da 8. È realizzato benissimo, per quello che vuole offrire, per quello che costa, per quello per cui è stato confezionato e ciò che offre ai giocatori, è una ottima esperienza, secondo me il migliore della serie, è un'esperienza che raccomando praticamente a chiunque. Superate lo scoglio del non prenderlo seriamente e non considerarlo seriamente questo gioco, perché questo invece è un gioco che va considerato seriamente, al di là dell'ironia e delle prese in giro e di tutto a mo' di gatto, però credetemi, è una gran bella esperienza e ve la raccomando assolutamente. D'accordo? Recensione breve questa perché non c'era chissà quanto da dire per un gioco alla fine piccolino, ma ci tenevo a farla perché davvero l'ho apprezzato. D'accordo? Fatemi sapere anche voi che cosa ne pensate, se l'avete giocato, se avete seguito la serie, se siete incuriositi, la sezione commenti è tutta vostra. D'accordo, gente? Grazie a tutti per aver visto questo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch. Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate
Tutti i link ai miei social e community, come Instagram, Telegram e TikTok, tutti i link per supportare il canale, tra cui i link affiliati ad Amazon, Instant Gaming e il link a Patreon, link alla playlist con tutta la serie Cat Quest 3 che è sul secondo canale, il link a tutte le mie recensioni e anche il link per acquistarlo, il gioco. E se lo acquistate tramite questo link, aiutate e supportate moltissimo il canale. D'accordo, gente? A presto!